In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Aspetta che si schieri. Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal Palagasteiner di Bolzano per questo derby del massimo campionato di Serie A Beretta di fronte alla formazione del Loacker Bolzano opposta alla formazione dell'Eppan. Una partita che si preannuncia molto molto incandescente, davanti finalmente anche un numeroso pubblico qui al Palagasteiner. L'orario, forse l'orario giusto, quello delle ore 20 del sabato sera, un derby dalle aspettative, entrambe le squadre vorrebbero conquistare la vittoria per allontanarsi un pochettino dallo spauracchio dei play-out che al momento, oggi ricordiamo che il risultato della vittoria di Conversano in quel di Cassano, quindi entrambe le squadre al momento sarebbero fuori, ovviamente una vittoria in questo derby li allontanerebbe dalla cosiddetta quart'ultima posizione. Andiamo subito a leggere quelle che sono le formazioni in campo. Il Bolzano schiera ovviamente Hermones tra i pali, il portierone che ha dimostrato di essere in grande forma in quest'ultimo periodo, anche la settimana scorsa in casa col Cassano, autore di 20 parate. Il suo vice Rottensteiner, poi ovviamente abbiamo Dejan Turković, Jonas Mattà, Filippo Pasini, poi abbiamo Luis Felipe Gaeta che rientra in squadra, la settimana scorsa ha dimostrato che nonostante i suoi 40 anni è ancora uno dei giocatori più talentuosi. Abbiamo poi Ladakis, Trevisiol, Gligic, Nikisiar, il pivot Mizzoni, Julian Gasser, Cantore. Per quanto riguarda la formazione dell'Eppan che viene presentata in questo momento, i portieri sono Bortolot e Raffl, poi abbiamo Lazarevic, Pirker, Moritz, Branch, Slepcevic, Simon Singer, Oberauch, Ratko Starcevic, l'ex di turno, Stankovic, Santinelli, Widerhofer, Sepp e Selva. Dirigeranno gli incontri i signori Passeri e Rinaldi. E adesso vediamo, appunto, stanno presentando la formazione del Bolzano, sorretta dai propri tifosi. Vediamo, vengono chiamati uno a uno i giocatori. Questo derby, dicevamo, è importante. Ricordiamo anche come finì il derby d'andata, probabilmente una delle partite più pazze di questo campionato, dominato per 40 minuti dalla Piano che conduceva di 10 reti. Grande poderoso ritorno del Bolzano. Un Bolzano che poi finì per pareggiare e aveva anche la palla per vincere la partita, quindi una partita era ormai un campionato fa. La Piano era allenato in panchina da Adam Klimek, poi gli è subentrato a fine novembre, inizio dicembre è subentrato in panchina Miljan Gagovic. Ovviamente l'allenatore del Bolzano è Mario Sporcic. Vediamo adesso le squadre che si salutano a centrocampo, quindi fra pochi istanti inizierà questo derby bolzanino, derby dell'Alto Adige, uno dei tanti derby di questo massimo campionato.
Ricordiamo anche per chi ci ascolta questa giornata, il Bressanone, l'SSV Brixen è ancora fermo per causa Covid, dove avrebbe dovuto giocare l'impegno casalingo con Sassari, invece il Merano sta giocando in casa contro il Carpi, partita al momento molto equilibrata, sono 16-16 mentre noi vi commentiamo, quindi partita molto molto equilibrata. Ma adesso andiamo a concentrarci su questo derby tra i biancorossi del Bolzano e i gialloblu della Piano, vediamo quali saranno poi le formazioni, come si schiereranno le rispettive difese e i rispettivi attacchi. Vediamo intanto Manolis Ladakis che sta accomodandosi ovviamente la parte difensiva, Dejan Turković, Zoe Mizzoni, Felipe Gaeta, Pippo Pasini, e Jonas Matà, primo possesso e Bolzanino. Per quanto riguarda la formazione della Piano, vediamo che gli si oppone Ratko Starčević, Uros Lazarević, Dragan Sljepčević, Simon Singer, Tommy Branch e Jan-Niklas Oberauch che era rimasto infortunato la settimana scorsa, quindi rientra comunque prontamente, siamo contenti per lui che rientra prontamente, quindi è tutto pronto per il fischio d'inizio. E si parte. Matà che al primo possesso palla, scambiano gesto di fair play con il suo ex compagno Ratko Starčević, ed è Dejan Turković, Manolis Ladakis, Pasini che dà la palla a Oberauch, i primi 20 secondi se ne sono andati e si parte in realtà in questo momento. Gaeta verso Ladakis, ancora verso Turković va via e la prima rete del match la segna Turković, 1-0 Bolzano. Si è già dall'altra parte ed è Ratko Starčević, ed è la rete di Starčević per l'1-1, iniziato subito iniziato di gran lena l'incontro. 57 secondi se ne sono andati, scacca il primo minuto in questo momento, ricordiamo il risultato 1-1. Alla rete di Dejan Turković ha risposto prontamente la conclusione di Ratko Starčević, deviata che ha spiazzato Hermones. Si è già dall'altra parte, Dejan Turković tenta l'uno contro uno, Ladakis ancora verso Felipe Gaeta, Dejan Turković subisce un intervento nel tentativo di servire Mizzoni. Turković che chiama lo schema verso Gaeta, ancora Dejan Turković tenta di saltare, grande conclusione di Ladakis sparata da Raffoli, era una conclusione potente ma tutt'altro che trascendentale. Si è già dall'altra parte, Ratko Starčević perde palla ed è Pasini che si vola, Pasini non sbaglia, Bolzano che si porta 2-1 con la prima rete del match di Pippo Pasini. Fischiato fallo di piede del tentativo di Ratko Starčević. Starčević, sentiamo, gridano Eppan Eppan da una parte e difesa chiamano Lazarević, Ratko Starčević, Tommy Branch. La sua conclusione viene sporcata e deviata in fallo laterale. Quindi Simon Singer si incarica della battuta, Simon Singer verso Ratko Starčević, verso Tommy Branch, fa girare palla al centrale della formazione della Piano, ancora Tommy Branch verso Lazarević, Ratko Starčević verso Uros Lazarević, duettano i due, difende molto bene il Bolzano, subisce fallo, si alza il braccio del passivo, quindi ancora pochi passaggi per andare alla conclusione, passivo chiamato Ratko Starčević. Simon Singer tutto solo, lancio, ovviamente ha tentato la volante, però è stata fischiato un'invasione, ci stava tutta. Adesso è Gaeta, grande percussione di Gaeta, si è subito dall'altra parte e c'è la gran gol di Jan-Niklas Oberauch, quindi da 3-1, 3-2, partita veramente che si infiamma, molto spettacolare, c'è stato il bellissimo gol di Gaeta
e subito dopo la rete molto bella anche di Yannick Sobera. Gaeta ancora, la Dakis. Palla persa dalla Bolzano, si riparte. Ratko Starčević dall'altra, verso Tommy Branch, lancia Lazarević, grande conclusione della Lazarević che si incontra, frange sul palo e si già recupera Tommy Branch. Ratko Starčević. Partita iniziata in maniera molto spettacolare e veloce, abbiamo visto dei bei contropiedi da una parte e dall'altra. Ancora Ratko Starčević, Simon Singer, Branch, Lazarević e grande parata di Hermones. Primo intervento anche di Pedro Hermones. Si è già dall'altra parte. La Dakis, Gaeta. Gran gol di Gaeta che buca Raffel. 4-2. Seconda rete di Gaeta. Ratko Starčević. Fa girare verso Lazarević. Yannick Lasoberauf. Gran gol di Yannick Lasoberauf. 4-3, seconda rete. Anche per lui. E Dejan Turković ancora dall'altra parte. Dejan Turković, Felipe Gaeta, attenta la finta di corpo. Dejan Turković verso la Dakis. E la Dakis segna la rete del 5-3. Prima rete anche di la Dakis. Adesso è la piano, 5-3, 5-45 nel corso della prima frazione se ne sono andati. Ancora Ratko Starčević. Starčević, Branch, Starčević, Lazarević. Fa girare palla al centrale della piano, ancora verso Lazarević, verso Tommy Branch che si eleva, altra deviazione di Tommy Branch, 5-4, si muove ancora il risultato, 5-4. E questa volta è Dejan Turković che va a segnare la rete del 6-4, si segna da una parte e dall'altra con una certa continuità, già 10 gol in meno di 7 minuti. Adesso c'è Ratko Starčević. Lazarević, si eleva Lazarević, questa volta la conclusione viene sporcata e deviata, difende molto bene la difesa bolzanina in questo frangente. Simon Singer verso Tommy Branch. Ratko Starčević che segna così alla sua ex squadra la rete del 6-5. Ed è Gaeta, la Dakis, fischiato un evidente fallo, tiro dai 7 metri a favore della formazione bolzanina. Ed è Turković sul punto di battuta, Turković contro Christian Raffl, Turković contro Raffl. E Dejan Turković la mette sotto la traversa e il Bolzano si riporta più 2, 7-5, ancora con la rete, terza rete personale di Dejan Turković allo scoccare dell'ottavo minuto di gioco. È entrato anche il numero 61 Stanković nelle file della piano al posto di Tommy Branch. 7-5, 8 minuti se ne sono andati. Ratko Starčević, vediamo cosa fischiano, 2 minuti ai danni di
Jonas Matà, 2 minuti dopo 8 minuti di gioco senza neanche un cartellino giallo. Decisione forse un po' severa, quella ai danni del terzino bolzanino. Quindi prima esclusione di 2 minuti del match. Starcevic, 2 minuti di superiorità numerica. Lazarevic, Stankovic, sbaglia clamorosamente Stankovic, quindi il Bolzano riesce a recuperare palla. Adesso esce il portiere, entra Cantore, quindi uomo di movimento in più, senza portiere, porta vuota. Bolzano ha la possibilità di allungare. Ladakis, Cantore, Turković nella posizione di doppio pivot, da Gaeta, ancora Ladakis, subisce un intervento e qui ci saranno altri 2 minuti, vediamo, ai danni di Dragan Zljepcevic. I primi 2 minuti anche per la formazione dell'Eppan. Vediamo se hanno fischiato anche il tiro dai 7 metri, sì, esatto, per cui ancora Dejan Turković per andare a segnare la rete dell'eventuale 8-5. Turković contro Raffi, e questa volta Raffi riesce a dire di no. Secondo intervento per il portiere dell'Eppan. Entra Branch nel ruolo di pivot. Ovviamente anche qui si gioca con il senza portiere. Starcevic, Lazarevic, Stankovic, Lazarevic, la dà l'ala Simon Singer, e Simon Singer accorcia sul 7-6. È stata una bella giocata quella di Uros Lazarevic a trovare l'ala tutta sola, che è riuscito così ad insaccare. Gaeta, ancora 18 secondi di inferiorità numerica per il Bolzano, mentre per quanto riguarda la Piano dovrà giocare ancora per 1 minuto con l'uomo in meno. Adesso è Turković che lancia Pasini, grande millimetrico, e Pasini non sbaglia, 8-6, Bolzano mantiene la doppio vantaggio. Seconda rete anche per Pasini, grande lancio di Turković. Si è già dall'altra parte, Ranko Starcevic, nulla di fatto, sbaglia il passaggio Ranko Starcevic. Adesso il Bolzano, Gaeta verso Turković, eleva Turković e segna, 9-6, quarta rete di Turković in 10 minuti e 57 secondi, 9-6 più 3, massimo vantaggio per la formazione di casa. Ratko Starcevic, Oberauk, ancora Starcevic, Uros Lazarevic, Starcevic, Simon Singer verso Stankovic, ancora Uros Lazarevic, ancora verso Ratko Starcevic, e non sbaglia, segna Korča sul 9-7. Terza rete per Ratko Starcevic. Squadre al momento sono di nuovo al completo. Dejan Turković, fischiato un blocco, uno sfondamento, contropiede, Dragan Zljepcevic va via contro Ermones, non sbaglia Dragan Zljepcevic, 9-8. Prima rete anche per Dragan Zljepcevic, fischiato uno sfondamento al Bolzano, contropiede rapido di Dragan Zljepcevic per la rete del meno 1. Quindi il Bolzano in meno di 30 secondi ha visto accorciarsi il suo margine di vantaggio da più 3 a più 1. E adesso è Gaeta che fa girare verso la Dakis. Ancora Matà la da Turković particolarmente ispirato oggi. Ancora la Dakis, e questa volta la sua conclusione termina sul palo con la complicità anche di Raffl. Ancora verso Lazarevic, e questa volta Ermones che dice di no, grande parata di Ermones, contropiede Pasini, non sbaglia,
10-8. Masini segna ancora la sua terza rete personale. Al 12-46 torna più 2 il Bolzano, dopo che aveva avuto la possibilità anche di arrivare al pareggio la formazione dell'Appiano. Starcevic, Stankovic, ancora verso Lazarevic, verso Ratko Starcevic, giusto Lazarevic, verso Stankovic. Difesa del Bolzano molto chiusa, cerca placcato Uros Lazarevic, placcato da Zoe Mizzoni. Si riparte ancora con Zlepcevic, Ratko Starcevic verso Lazarevic, gran conclusione di Lazarevic ed è anche la prima rete del match di Lazarevic. 10-9, partita molto bella sin qui, con rapidi capovolgimenti di fronte, sostanzialmente equilibrata, con un predominio della formazione di casa, sempre avanti. Matà, Turković, Ladakis, gran gol di Ladakis, questo è veramente un... è stato un gran bel gol. Si è già dall'altra parte, Ratko Starcevic. Entra Lazarevic, cambio attacco difesa. Se ne sono andati 14 minuti nel corso del primo tempo. Perde palla al Bolzano, aveva subito fallo Ratko Starcevic. Si era lamentato, gli arbitri gli hanno dato il vantaggio e poi ha gettato via la palla. Ladakis adesso verso Gaeta, verso Matà nella posizione di ala, ma questa volta sbaglia e si fa parare da Raff l'intervento. Ancora verso Ratko Starcevic, la dà. Qui ha subito una spinta Simon Singer. Starcevic, Stankovic, ancora Ratko Starcevic, gran gol, questo è un gran bel gol di Zliecevic, è un gol da circoletto rosso in volante. 11-10, se ne sono andati 15 minuti. Gaeta ancora verso Turković, Cantore che è entrato in questo momento al posto di Ladakis, ancora Turković, Cantore, gran gol di Cantore, gran bel gol di Cantore. È riuscito a liberarsi e a segnare una gran bella rete Cantore, quindi prima rete anche per lui. Ratko Starcevic tenta il passaggio, contropiede ancora verso Pasini e questa volta para Raffl. Succede, sta succedendo di tutto, viene fischiato parata di Raffl sul contropiede di Pasini e poi è rimasto a terra l'ala bolzanina. Una parata di Raffl da segnare sul 12-10, una parata molto bella e molto decisiva. Poi dall'altra parte poi c'è stato l'errore al tiro di Lazarevic, quindi risultato che non muta, 12-10 a favore della formazione di casa, che adesso ha il possesso palla per andare ancora eventualmente ad allungare. Cantore, Cantore verso Gaeta, Gaeta che gioca da terzino, lancio a Pasini da parte di Turković,
ancora fa girare Dejan Turković, si alza il braccio del passivo, la dà Cantore, Cantore conclude, parata di Raffl. E questa volta c'è una difesa in aria a favore. Pasini si conquista con abilità e astuzia un tiro dai 7 metri. Era riuscito Raffl a intervenire, ma poi è stato sulla prosecuzione dell'azione Pasini. Adesso è Cantore sul punto di battuta, non sbaglia Cantore. Quindi il Bolzano torna a più 3, era già stato più 3 sul 9-6. Con la rete di Cantore, la sua seconda rete personale. E si è già dall'altra parte. Branch è entrato in questo momento al posto di Ratko Starcevic. Ancora verso Tommy Branch. Stankovic la dà a Lazarevic. Ancora Lazarevic. Tommy Branch. Azione confusa, difende molto bene il Bolzano, si gira e questa volta Lazarevic accorcia con una bella rete. Lazarevic, la sua seconda rete di giornata, quindi risultato che torna a meno 2 per la formazione della Piano, più 2 per il Bolzano. Seconda rete di Uros Lazarevic, 13-11, 18-29, si è già dall'altra parte. Non facciamo neanche tempo ad annotare sul nostro taccuino i marcatori, che si è già dall'altra parte con azioni di una certa pericolosità. Dejan Turković, Cantore a Pasini, difende bene la Piano in questo frangente, ancora Turković, la fa girare verso Cantore, verso Felipe Gaeta. Ricordiamo, Gaeta sta giocando da terzino, spostato Batà all'ala. E questa volta Mizzoni non lo sposti. Zoe Mizzoni, prima rete anche per lui, 19-19, 14-11. Chiamato time out in questo momento da il coach della Piano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Parate 2-5. 14-11, time out chiamato dalla Piano. Una partita che era partita molto bella. Iniziata con subito il vantaggio del Bolzano, pareggiato 1-1, poi si è andato sul 3-1, Bolzano sempre avanti, condotto 3-2, poi a un certo punto si è trovato sul più 3, sul 9-6, la Piano era rientrato almeno fino al 10-9, al 9-8, ha avuto anche la possibilità di andare al pareggio, poi nel finale ha riallungato, negli ultimi minuti ha riallungato la formazione bolzanina. Particolarmente ispirati sono Dejan Turković, top scorer fin qui con 4 reti. Per quanto riguarda la Piano, 3 reti per Ratko Starcevic, 3 reti anche Pasini del Bolzano, 2 Gaeta, 2 Ladakis, 1 Mizzoni e 2 Cantore. Per quanto riguarda la Piano, oltre alle 3 reti di Lazarevic, ci sono le 2 reti di Sliepcevic e le 2 reti di Lazarevic, le due di Obera, dicevamo, e le tre di Ratko Starcevic. Si riparte, è rientrato anche Ratko Starcevic in questo momento. Starcevic, Stankovic, Lazarevic, la palla scheggia il palo e termina fuori, nulla di fatto. Qualche errore di troppo per Lazarevic al tiro. Cantore. Cantore era riuscito a passare a Mizzoni. Non è stato concesso il vantaggio, quindi si riparte con un tiro dai 9 metri a favore della formazione bolzanina, che si è subito battuto Cantore nei confronti di Gaeta in questo momento.
Mizzoni viene chiamato dallo schema fuori, e ancora verso Dejan Turković, Dejan Turković ancora verso Cantore, Cantore va via, perde però palla, si riparte in contropiede la Piano, Ratko Starčević imposta il contropiede, la lancia è giusta, viene intercetta ancora Slepčević, Slepčević accorcia, un po' fortunosa, il passaggio di Ratko Starčević era stato intercettato dalla difesa bolzanina, ma la palla è rimasta lì, si è avventata sulla palla Draga Slepčević, che ha segnato la sua terza rete di giornata. Quindi 14 per chi attacca in questo momento il Bolzano e 12 per chi difende. Mizzoni, Mizzoni ancora verso Gaeta, Gaeta, Turković si gira su se stesso, perde palla, Janikas Oberak si può avviare in contropiede, Oberak ancora contro Hermones, pallonetto millimetrico di Janikas Oberak, molto talentuoso e accorcia, si è già dall'altra parte, Dejan Turković, un gol bellissimo da una parte e dall'altra, 15-13. Quinta rete di Turković e terza rete di Oberak, abbiamo visto da una parte e dall'altra due gol molto belli in fotocopia e si riparte Ratko Starčević, 15-13, 21 minuti e 28 secondi se ne sono andati nel corso della prima frazione di gioco. Starčević ancora fa girare verso Lazarević, verso Stanković, conclusione da dimenticare quella di questo giocatore. E si è già dall'altra parte, però questa volta il passaggio di Hermones è sbagliato. Sciupata l'occasione. Ratko Starčević, Uros Lazarević. Si fa spazio, Lazarević ancora verso Stanković. La dà a Ratko Starčević. Ancora verso Lazarević. Rifiata, in questo momento chiama lo schema il centrale della Piano. Starčević ancora verso Stanković. Lazarević, Stanković, Lazarević si eleva, Stanković ancora verso Ratko Starčević che fitta il passaggio al pivot, questa volta interviene molto bene Zoe Mizzoni in difesa, contropiede Pasini, Pasini, Pasini non sbaglia e il Bolzano torna più 3. Quarta rete per Pasini. Bolzano conduce 16-13, 22 minuti e 43 secondi di gioco. Stanković nel ruolo di centrale. Finora in ombra il nuovo acquisto della Piano, che ha preso il posto di Starolis in questo girone di ritorno. Stanković verso Lazarević, la dà verso Niklas Oberak, ancora Janikas Oberak verso Ratko Starčević che fa girare Lazarević, tenta di scardinare, intratto anche Grigic in difesa per il Bolzano, si alza il braccio del passivo. Quindi si dovrà andare presumibilmente alla conclusione ancora in 5 passaggi. E questa volta pare Hermones. Contropiede, palla persa. Janikas Oberak è già dall'altra parte. Sciupata l'occasione di ripartenza, quella della formazione. Della formazione del Bolzano, che aveva la possibilità di portarsi al più 4 dopo la parata di Hermones. 23 minuti, 16-13, partita molto bella e tante reti segnate fino a questo momento. Ratko Starčević verso Uros Lazarević, ancora duettano i due. Chiama l'azione anche Stanković. La difesa del Bolzano con una 5-0 molto, molto ben piantata con Zoe Mizzoni che sta giganteggiando in questo frangente in difesa. Si alza il braccio del passivo. Ratko Starčević si leva, conclusione sbagliata, termina lato, quindi il Bolzano può approfittarne. Si parte, chiama la calma, Dejan Turković, anche Pasini dice calma, calma, andiamoci piano, abbiamo corso tanto in questi primi 24 minuti, quindi si propone l'attacco organizzato. Entra Grigic, Matà, Gaeta, ancora verso Turković. Attacco viene verso il centro, la dà Cantore, Cantore entra, Pasini si torna indietro, Turković, Grigic si alza il braccio del passivo, Gaeta cerca di andare via, viene bloccato, ancora Cantore col passivo chiamato, la dà Turković, sbaglia passaggio, viene fischiato un intervento dai 9 metri, presumibilmente mancheranno due passaggi per andare alla conclusione, vediamo chi si assumerà l'onere del tiro, probabilmente sarà ovviamente Dejan Turković. Chiama le distanze,
Dejan Turković. Vediamo Turković cosa si inventa, si gira su se stesso e questa volta si attira un fallo di 2 minuti. Dejan Turković con la sua astuzia induce Tommy Branch a commettere un intervento. Per cui Gligic ovviamente si abbassa il braccio del passivo, il Bolzano può approdare con l'attacco organizzato e c'ha pure l'uomo in più. Turković questa volta sbaglia, sfuma anche la ripartenza da parte di Gligic, da parte di Slepcevic. Quindi 4 minuti e 30 al termine della prima frazione, esce il portiere per giocare con l'uomo di movimento in più, la formazione della Piano, entra Lazarevic al posto di Rafl, quindi 1 minuto e 30 di inferiorità numerica. Questa è un'azione molto importante, quella per la Piano, Stankovic, Lazarevic, la dà Ratko Starcevic, ancora verso Lazarevic, si alza il braccio del passivo, Ratko Starcevic subisce l'intervento, vediamo braccio del passivo, si dovrà andare alla conclusione, Starcevic, conclusione che termina lato, era del resto chiamato alla conclusione Ratko Starcevic, autore di 3 gol ma anche abbastanza falloso sia in fase di passaggio che in fase di tiro, per cui 26-25 è chiamato time out da parte di Mario Sporcic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ecco, abbiamo detto chiamato il time out da Mario Sporcic, 16-13 per quanto risultato da parte della formazione e bolzanina, un Bolzano che oggi ci è sembrato particolarmente in palla, sbagliato poco, è andato alla conclusione, ha giocato bene, poche le parate anche di Armones, tanti gol, tanti errori da parte della Piano in fase al tiro, conclusioni sbagliate. Per quanto riguarda il Bolzano, diciamo 5 reti, Dejan Turković, il trascinatore di questa squadra. Per quanto riguarda la Piano invece, a parte Ratko Starcevic con le 3 reti, anche un po' in ombra Stankovic, il neoacquisto finora ancora a secco, si riparte. Cantore, 2 reti per lui, 1 su 7 metri. Cantore la da Turković, ancora verso Gaeta. Gaeta si gira, la da Matà tutto solo e para ancora. Questa volta Rafl dice di no. Grande parata di Rafl su Jonas Matà, che dall'ala ha fatto 0 su 2 fino a questo momento. Quindi si riparte, 20 secondi di inferiorità numerica ancora per la formazione della Piano. Ratko Starcevic che fa girare verso Simon Singer, Stankovic, Lazarevic, Ratko Starcevic, vediamo se si leva, va alla conclusione, no. Lazarevic, questa volta Gaeta riesce a recuperare palla, va via Felipe Gaeta, tutto solo. E questa volta però ha commesso passi, quindi si riparte. Stankovic, vediamo se riesce, e questa volta para ancora Hermones sulla conclusione telefonata di Stankovic. Felipe Gaeta, e gol signori, questo è Luis Felipe Gaeta, 17-13, una rete da funambolo quella di Gaeta, che subisce fallo e nonostante il fallo rimane in piedi e va a segnare. 17-13, funambolica rete di Gaeta. Vediamo cosa chiama l'arbitro, chiede tempo per asciugare il parquet. Rete funambolica di Luis Felipe Gaeta per il 17-13, è la sua seconda rete personale in questa partita. Quindi si riparte, Branch che ha preso il posto dello spento Stankovic, ancora Tommy Branch, Lazarevic, Starcevic,
e questa volta Branch segna un gol molto bello. Torna a meno 3 la Piano, gol di Branch. ...28-25, un minuto e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Cantore, Turković. Ancora Turković, Cantore. Gaeta. Cantore. Turković. Felipe Gaeta si alza, la sua conclusione. La sua conclusione è stata deviata, quindi palla rimane al Bolzano. Si entra nell'ultimo minuto di gioco. Ultimo. Gli arbitri avevano interrotto il gioco, per cui si deve ripartire con il loro fischio. 2 minuti fischiati ai danni del portiere Raffl per proteste. Molto ingenuo il capitano della formazione della Piano. Non ci voleva questi 2 minuti. Erano si sa che con gli arbitri. Rientra Bortolotti in questo momento, quindi 2 minuti ai danni di Raffl. Gaeta si alza il braccio del passivo subito. Turković, Gaeta, Gaeta ancora verso Cantore, e questa volta era uno sfondamento dubbio e adesso gli arbitri hanno fischiato un tiro dai 7 metri. Vediamo cosa succede. E fischiano lo sfondamento, si sono ravveduti per l'errore e questo gli fa onore, anche che un arbitraggio dopo aver fischiato si sono accorti di avere sbagliato. Infatti era apparso anche qui dalla tribuna che fosse stato uno sfondamento, quindi onore ai signori Passeri e Rinaldi che hanno riconosciuto il loro errore. Quindi la Piano avanti, 40 secondi al termine, questa volta commette passi giusti, Branch, lancio ed è Dejan Turković la porta a porta che segna la rete del più 4. Sesta rete per Dejan Turković. 20 secondi al termine. Starcevic sbaglia passaggio, Zlatko Starcevic. E ancora Gaeta che segna la rete del più 5 Bolzano, più 5. 2 reti in rapida successione a porta vuota e hanno portato il Bolzano dal più 3 al più 5, col quale vanno a riposo. Quindi massimo vantaggio raggiunto proprio sulla sirena. Primo tempo che si conclude col Bolzano avanti 19-14. Diamo la linea allo studio, noi ci sentiamo fra circa 10 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Bye.
tutto pronto per la seconda frazione di gioco. Qui dal Palacasteiner di Bolzano ricordiamo il risultato del primo tempo che vede la formazione del Bolzano avanti 19-14 in virtù di un primo tempo condotto dall'inizio alla fine. Le 5 reti di vantaggio sono maturate un po' nell'ultimo minuto con 2 reti da porta a porta, complice anche l'ingenuità di Raffl che si è fatto cacciare per 2 minuti per proteste. 2 gol a porta vuota, è passato il Bolzano, è passato dal più 3 al più 5, un più 3 comunque un vantaggio meritato da quella luce di quanto si è visto. Ricordiamo anche un po' la Piano: 36 attacchi, 14 gol, 12 tiri sbagliati e 10 errori tecnici. Il Bolzano da canto suo sempre con 36 attacchi a 19 reti d'attivo e solo 8 tiri sbagliati. Si parte per la seconda frazione, possesso palla della formazione ospite della Piano, che si ripropone con gli stessi effettivi con cui aveva concluso e aveva iniziato anche la prima parte della partita: Ratko Starcevic come centrale, Tommy Branch, Uros Lazarevic, i terzini, Simon Singer, Zljepcevic il pivot, l'altra ala e Jannika Soberau. Entra Bortolot, ancora chiamato il braccio, si alza il braccio del passivo. Ratko Starcevic dovrà andare alla conclusione, vediamo che esce, la dà Lazarevic, conclusione sporcata quella di Uros Lazarevic, quindi il Bolzano che si può riproporre. Bolzano molto attento in difesa, è entrato anche Manolis Ladakis che ha preso il posto di Cantore che ha giocato buoni seconda parte del primo tempo con una buona incisività e pericolosità. Ladakis si alza, conclusione di Ladakis sporcata in fallo laterale, quindi si riparte. Buona anche la prestazione di Pippo Pasini nel Bolzano. Ladakis, Gaeta, ancora Gaeta, la dà verso Turković, 6 reti per lui. Ladakis si alza, conclusione, traversa, gol, gran bel gol di Ladakis, 20-14, più 6 Bolzano. Prima rete del secondo tempo è di Ladakis. Quindi primi 2 minuti andati, Bolzano che ha allungato ancora, più 6. Starcevic, Branch, Lazarevic sbaglia completamente il passaggio, contropiede ancora Pasini, aggancia con una mano, Pippo se ne va e questa volta grande parata di Bortolot, la conclusione di Starcevic. Simon Singer tutto solo, parata ancora! Parata di Bortolotto e subito dopo parata di Hermones. Due parate, una più bella dell'altra, da una e dall'altra. Vediamo adesso cosa succede. La Piano riconquista palla. Entra anche Moritz Pirker, fa il suo ingresso in campo Moritz Pirker. Il talentuoso centrale finora rimasto a riposo, Moritz Pirker. Zljepcevic conclude male e fuori. La Piano non riesce a trovare la via della rete ormai da diversi minuti. Gaeta ancora. Ladakis e para ancora, grande parata di Bortolot. Tommy Branch la dà verso Jannika Soberau. Lazarevic fa fatica la Piano ad andare alla conclusione pulita. Lazarevic ancora, Tommy Branch, Simon Singer, no, Moritz Pirker, ancora Moritz Pirker, si alza il braccio del passivo, Branch, alla persa,
va via ancora Pasini in contropiede, Pasini, e questa volta non sbaglia Pippo Pasini, più 7 Bolzano. Per la Piano si sta andando verso una deriva, quinta rete anche per Pasini, con tutto in contropiede, una spina nel fianco oggi l'ala bolzanina. Si deve sbloccare la formazione bolzanina. Partita preparata finora molto meglio da Mario Sporcic, Yannick Lasoberauk, Uros Lazarevic. Si alza di nuovo il braccio del passivo e questa volta sbaglia la conclusione Moritz Pirker, quindi nulla di fatto. Cinque minuti, 21-14, non è detto ancora, ricordiamo come andò l'andata e come andò soprattutto Pressano Merano in Coppa Italia, dove Pressano riuscì a recuperare 11 reti di scarto. Certo che 7 reti sono una bella ipoteca. Palla persa da parte del Bolzano, contropiede, vediamo se si imposta Thomas Branch, Tommy Branch, e questa volta segna, si rimuove, segna Dragan Zdjevcevic dopo la parata di Hermones. Si tratta della terza rete di Zdjevcevic, quarta rete di Zdjevcevic. Sei minuti scarsi del corso della seconda frazione di gioco. Ladakis, Dejan Turković, Dejan Turković, Gaeta, Gaeta, finta, la dà Ladakis, Turković entra, parata di Bortolotte, si riposta, Bortolotte autore già di 4 interventi, Lazarevic sbaglia completamente il passaggio, Gaeta verso Pasini, Pasini si vuole in contropiede, Pasini non sbaglia! Erroraccio di Lazarevic prima e quindi chiamato time out, 22-15 più 7. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Prestazione convincente da parte della formazione biancorossa, soprattutto da parte di Pippo Pasini, che con 6 reti ha raggiunto Dejan Turković. Per quanto riguarda la Piano, un po' troppi errori in fase anche di passaggio, di conclusioni. Hermones è salito in cattedra, ma lo stesso Bortolotte si è fatto autore di diversi interventi in questo secondo tempo. Bortolotte che ha preso il posto di Raffl, Raffl che era partito bene, aveva fatto 5-6 interventi nella prima frazione di gioco, ha commesso quell'ingenuità all'ultimo minuto che è costato il via là alla formazione della Piano. Più 7, rientra Ratko Starcevic, è uscito Lazarevic, le sta provando tutte Gagovic. Adesso c'è anche Yannick Lasoberauk nel ruolo di terzino, ovviamente ci vogliono i centimetri da quella parte difesa. Ratko Starcevic, Moritz Birker, Oberauk, ancora Ratko Starcevic, entra Oberauk, gran gol, bella azione, gran gol di Oberauk. C'è già dall'altra parte Gaeta, Gaeta Matà, Matà, e sbaglia ancora, terzo errore di Matà dall'ala. Fischiato. Passi, vediamo ancora. Oberauk ancora. E questa volta segna Ratko Starcevic. Pizzoni dall'altra parte, 23-17.
più 6. Pubblico inizia a incitare anche Eppan Eppan. Bolzano conduce di 6. Starcevic. Oberau qua via. Subisce l'intervento, lo vediamo molto pimpante Oberau. Entrato anche Widenhofer. Non capiamo come mai. Ed è Dejan Turković che approfitta dell'errore di Ratko Starčević in controllo a recuperare palla. Dicevo, non capiamo come mai l'allenatore non veda Santinelli praticamente da quando è arrivato. Probabilmente è infortunato perché ultimamente non sta giocando. Santinelli potrebbe essere una buona soluzione. La Dakis, Gaeta, grande passaggio di Gaeta e gran gol di Mizzoni. Gol uno più bello dell'altro, anche Mizzoni sbaglia ancora, stavolta viene fischiato palla la formazione della Piano. Quindi Moritz Birker, Ratko Starčević, Oberau, Moritz Birker viene bloccato da Gaeta, Widenhofer. Fischiati 2 minuti ai danni di Jonas Matà, se non sbaglio è la seconda volta, seconda esclusione di 2 minuti. Quindi 2 minuti di superiorità numerica a favore della formazione ospite, che deve accelerare i tempi per rientrare in partita. Starčević, Oberau, Birker. Ancora Oberau, Ratko Starčević, Moritz Birker. Subisce il fallo Sljepčević. Chiedeva qualcosa di più dei semplici 9 metri, ma francamente la difesa ha difeso bene, era decisamente fuori dall'area. Ratko Starčević. Viene fischiato, vediamo cosa, un tiro dai 7 metri, tiro dai 7 metri a favore della Piano. Qui la panchina del Bolzano non è d'accordo, evidentemente voleva uno sfondamento. Tiro dai 7 metri, vediamo che andrà Jan-Niklas Oberau contro Pedro Hermones. Jan-Niklas Oberau qua sul punto di battuta, Pedro Hermones esce. Sbaglia Jan-Niklas Oberau, 24-18. Quarta rete anche per lui, uno dei pochi incisivi. Cambia difesa la formazione dell'Eppan che va su 5-1, marcatura uomo nei confronti di Turković. È entrato anche Cantore, Ladakis. Cantore, Pasini, e questa volta interviene molto bene Bortolotte. Qui chiamiamo lo sfondamento, vediamo Moritz Birker. 2 minuti danni ai danni di Dejan Turković, e accorcia sul 24-19 la formazione della Piano. Chiedevano sfondamento Pasini, fondamento non accordato, i 2 minuti. Vediamo i danni di chi. No. Non era Turković, 2 minuti ai danni di Felipe Gaeta. 2 minuti ai danni di Gaeta per una spinta.
Quindi Bolzano che gioca col uomo di movimento in più, gioca in quattro uomini effettivi. Pasini viene bloccato, la Dakis. E due minuti fischiati ai danni di Yannick Lasoberau. Un po' ingenuo qua. Quindi si rimescano le carte, 4 secondi e poi squadre sono di nuovo in parità. La Dakis verso Cantore, entra anche Matà. Cantore va via, uno contro uno, Matà tutto solo e questa volta Madonna Matà al quarto tentativo non sbaglia. 25-19. Due minuti alla Dakis. Fischiati due minuti ai danni di Ladakis. Stanno fioccando le penalità in questo frangente. Tiro dai 7 metri a favore della formazione dell'Eppan, che poi avrà la possibilità di giocare con l'uomo in più. Vediamo Simon Singer contro Hermones. Singer Hermones. E questa volta Hermones dice di no e blocca così e para. Importante era questa parata. Ovviamente rigorista Obrau che era espulso e Simon Singer si è fatto ipnotizzare. Cantore, marcatura uomo nei confronti di Dejan Turković. Pasini, Cantore, ancora Pasini, un diavolato oggi. Pasini tenta il passaggio, Ratko Starčević recupera, accorcia Simon Singer, accorcia sul 25-20 a porta vuota. Ancora Bolzano sempre in 4. Pasini va via, la dà indietro a Cantore, a Matà, ancora Pasini. Bolzano gioca praticamente isolato. Dejan Turković, marcato uomo. Vediamo Matà col braccio nel passivo. Gran parata, grandissima parata questa di Bortolot. Simon Singer. E para ancora Hermones, che si esalta così. Grande parata di Hermones. Ha ritenuto in piedi il Bolzano. Prima su 7 metri, adesso così su Simon Singer. Partita incandescente, molto bello in questo secondo tempo. Bolzano mantiene 5 reti di vantaggio. Felipe Gaeta rientrato. Mizzoni. Turković. Gaeta subisce fallo, vediamo cosa succede, chiamano per asciugare il terreno. 25-20, 13 minuti e 43. Se ne sono andati nel corso della ripresa. Mizzoni sul punto di battuta, Mizzoni appoggerà Gaeta, ancora verso Turković e parata ancora di Bortolot. Lotta tra portieri oggi qui tra Bortolot, vediamo Moritz Birker ancora verso Obera, subisce fallo Sliepcevic, ovviamente la piano tenta di accelerare i ritmi ma il Bolzano difende molto bene con un Mizzoni che giganteggia in difesa. Moritz Birker, Ratko Starčević. Ora Ratko Starčević verso Sliepcevic e accorcia Dragan Sliepcevic. 25-21, si fa sotto da meno 7 a meno 4. Gaeta, pallonetto di Gaeta che termina fuori. Era riuscito a Ratko Starčević che si invola. Ratko Obera, fischiato lo sfondamento.
ai danni di Jonas Mattà, che rimane a terra. È chiamato anche time out, penso, da Mario Sporcic. Sì, time out chiamato da Mario Sporcic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Partita che in questo secondo tempo si è un po' infiammata, sta vivendo folate, il Bolzano sembrava averla in pugno, era più 7. In questi ultimi minuti Lappiano si è rifatto sotto, aveva adesso anche la possibilità di andare a meno 3, fischiato uno sfondamento ai danni di Jonas Mattà. Ricordiamo il punteggio 25-21. 6 reti Pasini, 6 reti Turković, top scorer per quanto riguarda la formazione di casa. In evidenza Bortolot in questo secondo tempo. Siamo a 14:51, quindi siamo esattamente alla metà della seconda frazione di gioco. In questo Volksbank Day, così chiamato, entrambe le squadre sono sponsorizzate dalla Banca Popolare dell'Alto Adige. Quindi Volksbank Day. E Turković. Gaeta, Gaeta Cantore, Turković, ancora Cantore, la dà Turković, duettano i due, si ferma Dejan Turković, si alza il braccio del passivo in questo frangente, c'è Gligic e Mizzoni, doppio pivot per il Bolzano, nulla di fatto, ancora passivo alzato, dovrà andare alla conclusione fra poco il Bolzano, dovrebbe avere ancora due passaggi, Turković. Turković è da fermo, si inventa uno dei suoi gol, Dejan Turković, si alza il sacco. E c'è il gol dall'altra parte, 26-22 da parte di Dragan. Quindi 26-22, non... Turković aveva segnato la sua settima rete e adesso imposta lui, Turković verso Gaeta. Quanto giocano loro due a memoria. Cantore, Cantore ancora verso Turković. Gaeta, si alza Gaeta, para questa volta. Grande parata di Bortolot. Bortolot sicuramente più performante di Raffl. Già dall'altra parte esce Branch, entra Starcevic, seconda fase svanita, quindi si ritorna, Lazarevic è in panca in questo secondo tempo, vediamo Moritz Birker, Ratko Starcevic, Ratko Starcevic e para ancora questa volta, bella parata di Ermones, anche se la conclusione era tutt'altro che trascendentale. Bolzano mantiene 4 reti di vantaggio, 26-22. Esce Mizzoni, entra Gligic. Mizzoni autore di una buona prestazione oggi. Gaeta, Gaeta la dà a Cantore, Cantore, Gaeta tenta la conclusione, aveva parato anche questa il portiere della Piano, Turković, ruba palla Ratko Starcevic che si invola in contropiede e qui vengono fischiati 2 minuti ai danni di Cantore per una spinta ai danni di Ratko Starcevic. Vediamo, dato 7 metri, tiro dai 7 metri, ricordiamo l'ultimo era stato parato da Ermones, a tirare era stato Simon Singer e adesso questa volta Jannik Lasobera.
Hermones decisivo negli ultimi minuti e questa volta non riesce a intercettare, quindi accorcia ancora la Piano, 26 a 22 a 23. Quindi una Piano che da meno 7 si riporta a meno 3, 12 minuti ancora da giocare. Gaeta verso Ladakis, marcamento a uomo nei confronti di Dejan Turković, Felipe Gaeta, Ladakis. Si alza Ladakis, spara ancora contropiede verso Jan-Niklas Oberhauk e non sbaglia Jan-Niklas Oberhauk, accorcia la Piano, si riporta a meno 2. Gran bel gol questo di Oberhauk, 18 e 30. Ma decisiva ancora una volta la parata di Bortolot. Bortolot finora in questo secondo tempo alla palma del migliore. Pasini verso Gaeta, vediamo se inventa, ancora Pasini la dà a Gligic, difende così Wiedenhofer, ancora Gaeta, subisce fallo Gaeta, quindi si riparte. Ladakis si alza il braccio del passivo, Gaeta, Ladakis, Pasini si accentra, la dà Ladakis e questa volta subisce un placcaggio da rugby. Vediamo cos'è successo, Wiedenhofer, vediamo se è stato un intervento di Wiedenhofer abbastanza sprovveduto forse. Vediamo, gli arbitri si consultano, vediamo se estraggono un cartellino, solo due minuti. Cartellino rosso ai danni di Wiedenhofer, che si va a scusare con Ladakis. Due minuti ai danni di in difesa, c'era il passivo chiamato, probabilmente non ci voleva questo, cioè, è stato anche ingenuo Wiedenhofer a commettere questo fallo. Era la Piano, stava recuperando, aveva la possibilità di recuperare palla, ha commesso un fallo molto improvvido, diciamo così, e il Bolzano adesso ha la possibilità di allungare. Gaeta, Turković, ovviamente sfuma anche qui l'ammarcamento a uomo nei confronti di Dejan Turković. Ladakis, Gaeta ruba palla, Jan-Niklas Oberhauk, porta vuota Jan-Niklas Oberhauk e segna la rete del meno 1. Errore in impostazione e Oberhauk accorcia sul meno 1. Partita riaperta, 10 minuti ancora da giocare. Bolzano, che l'aveva in pugno, era più 7 e adesso si è trovato recuperato, un po' al contrario di quello che è successo all'andata ad Appiano. Però gran gol di Gligic in questo momento, che riesce a recuperare palla e insaccare, 27-25, Bolzano torna più 2. Partita che si è infiammata, è entrato Branch, Moritz Birke, Ratko Starcevic, un minuto di inferiorità numerica ancora per Lappiano, chiama lo schema Moritz Birke. Branch, Pirker, Starcevic, Ratko Starcevic subisce l'intervento, 35 secondi di inferiorità numerica, la sua conclusione è terminata fuori. Si alza il braccio del passivo, quindi dovrà andare alla conclusione la formazione della Piano. Moritz Pirker rimane a terra, passivo alzato, Oberhauk conclude colpendo il palo, conclusione a sorpresa di Jan-Niklas Oberhauk, probabilmente, sicuramente il migliore dei suoi in questa partita. Gaeta subisce fallo, Turković non viene fischiato, è accorcia, questo era un fallo e prende anche due minuti, ma questo è un fallo evidente ai danni di Dejan Turković, ci sembrava un fallo netto,
e Dejan Turković spacca la panchina, vediamo cosa succede. C'è stato un intervento di due minuti, sembrava di aver, evidentemente un fallo ai danni di Dejan Turković. Gli arbitri hanno lasciato correre, ovviamente è partito il contropiede, accorciato. Adesso Dejan Turković si è arrabbiato e per proteste ha ricevuto questa esplosione di due minuti. Si riparte, ci sono... questo sicuramente sarà un episodio da rivedere attentamente alla moviola. 27 per Bolzano, 26 per Lappiano. Gaeta, Cantore, fischiato tiro dai 7 metri e si lamentano questa volta quelli della Piano. Cantore contro Bortolot, la direzione che sta un po' sta scontentando tutti, questa direzione in questo momento. Cantore contro Bortolot, 22-15. Vediamo Cantore e Bortolot. E perde palla, Bortolot para, ma non sono riuscito a recuperare la palla ai suoi compagni, quindi possesso palla ancora Bolzano. Cantore, un minuto ancora di inferiorità numerica per il Bolzano. Cantore, la dà Pasini, la dà Kis, Gaeta, Cantore si gira, Cantore subisce un intervento, Bortolotto aveva parato anche questa. 11 parate di Bortolotti in questo secondo tempo. Si alza il braccio del passivo, la Dakis, Pasini ancora indietro verso Cantore, Cantore conclude e Bortolotti para ancora, letteralmente in trance agonistica. Ratko Starčević, perde palla Ratko Starčević e il Bolzano la recupera. La sagra degli errori in questo frangente. Bolzano avanti 27-26, avanti praticamente dal primo minuto sino adesso. Lappiano si è rifatto sotto nel secondo tempo. Marcatura uomo, adesso rientra Dejan Turković. È rientrato in questo momento Dejan Turković, dovrà andare lui a risolvere la partita. Vediamo se riesce a scaricarla. Gaeta, Turković in tre su di lui, la dà Pasini e non sbaglia Pippo Pasini. Bolzano torna più due. Settima rete anche per Pasini. E time out chiamato da Miljan Gagovic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ormai stiamo arrivando alle fasi finali di questo incontro, partita che vede il Bolzano adesso avanti 28-26 con la rete di Pasini, un Appiano che era riuscito a rientrare, aveva avuto pure addirittura la palla del possibile pareggio sciupata dall'errore di Ratko Starčević, e contropiede il Bolzano dall'altra parte con Pasini, è riuscito di nuovo a mettere due lunghezze tra sé e gli avversari. Vediamo Dejan Turković e Gaeta che parlano tra di loro. Ricordiamo Turković ha preso un'esplosione di due minuti, che dire dubbia è un eufemismo, per protesta aveva subito un intervento e adesso si riparte con il possesso palla della formazione ospite. Zljepčević, Starčević, Moritz Pirker, Oberauch che sta giocando terzino in questo secondo tempo, sta giocando anche molto bene. Janiklas Oberauch subisce l'intervento, così
Slepcevic era riuscito a parare Hermones, in due hanno stretto il pivot della Piano, tiro dai 7 metri, la dinamica ci sta tutto. Oberhof contro Hermones, Hermones autentico baluardo, anche lui in questo secondo tempo è cresciuto molto, ma Jannikas Oberhof non sbaglia e accorcia ancora 28-27, 5 minuti e 5 secondi al termine della partita. Si è già dall'altra parte. Gaeta, Matà. Ancora Gaeta verso Matà. Ladakis, Matà, Gaeta. Turković chiama palla e la riceve. Turković va da Ladakis, Ladakis ancora. Felipe Gaeta. Ruba palla Ratko Starčević. Si è già dall'altra parte. Jannikas Oberhof. E questa volta interviene molto bene la difesa bolzanina. È riuscito a intervenire molto bene la difesa bolzanina, a sporcare il passaggio in direzione dell'ala e a conquistare palla. Una palla importantissima in questi ultimi minuti. Ogni palla è importante da una parte e dall'altra. Un derby dell'Alto Adige tra Piano e Bolzano che sta veramente giocando e sta valendo il pubblico. Grande passaggio di Gaeta e Pasini suggella la sua prestazione con la sua 8ª rete. Pippo Pasini. Ratko Starčević la dà a Slepcevic, traversa di Slepcevic e Gaeta ruba palla. Traversa di Dragan Slepcevic, ha rubato palla. Luis Felipe Gaeta. Partita emozionante. Gaeta ancora. Pasini. Vediamo se riuscirà. E Gaeta mette il suggello sulla sua partita con questa rete. Gaeta. 30-27. Gran gol di Gaeta. 3 gol di nuovo di vantaggio. Scambia ancora Simon Singer. E accorcia Simon Singer. 30-28. 3 minuti e 15 secondi da giocare. Adesso andrà al marcamento a uomo la formazione della Piano. Moritz Birker sulla Dakis e Simon Singer su Turković. Gaeta. Pasini. È entrato Cantore al posto di Turković. Gaeta, Pasini. Ancora Gaeta, cade Pasini. Matà. E Matà non sbaglia. 28 Jonas Matà, dopo 3 errori al tiro, alla quarta e alla quinta, riuscito a metterla dentro Johnny Matà. 2 minuti e mezzo al termine, più 3 Bolzano, sembra che abbia messo una ipoteca. Tra palo e fuori di Jannikas Oberhof, questo poteva essere il gol dell'anno, un sottomano che è andato a prendere il palo esterno. Bolzano che adesso ha 2 minuti e 15 più 3 di vantaggio. Ha sofferto, ha sudato la formazione biancorossa. Alla fine è riuscito a prendere il largo. Gaeta. Cantore. La dà Gaeta. La dà indietro ancora verso Cantore. Cantore va via, subisce il fallo. Parata di Eo. Grandissima parata, 2 minuti. Per Stanković che è entrato, ha fatto i 2 minuti. E partita che ormai è segnata, più 3 Bolzano, tiro dai 7 metri per il Bolzano. E Pasini contro Bortolot. Pasini, man of the match, autore di 8 reti. Pasini contro Bortolot, para ancora Bortolot. Viene fischiato, gli arbitri fischiano, interrompono per asciugare il terreno. 1 minuto e 41 secondi al termine.
stanno asciugando il terreno. 9:30, si può ripartire. Mancano 1 minuto e 41. Derby dell'Alto Adige che ormai ha l'epilogo, più 3 Bolzano. Si riparte Starcevic, ultima possibilità per quanto riguarda la formazione della Piano, che comunque ricordiamo è sotto di 3, gioca con l'uomo Oberau. Ratko Starcevic ancora verso Simon Singer, tutto solo, para Hermones che dice la parola fine alla partita. Hermones, anche lui, grande secondo tempo di Pedro Hermones. Quindi più 3, possibilità di andare a più 4 per la formazione biancorossa. Si entra nell'ultimo minuto di gioco. La Dakis, Cantore, ruba palla, prevedibile, accorcia, 31-29, accorcia Dragan Zljepcevic. Fischiato time out a favore del Bolzano, più 2 Bolzano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ultimi 40 secondi di gioco, 31-29, Bolzano che comunque conduce alla palla e ha pure l'uomo in più, terminerà la partita con l'uomo in più, per cui a salvo di clamorosi colpi di scena la formazione biancorossa dovrebbe portare al termine questo derby, un derby giocato bene, dominato per larghi tratti dal Bolzano, ricordiamo era avanti di 7, poi Bortolot, autentico ballante nel secondo tempo, autore di 13 parate, mi correggono qui, 13 parate per Bortolotti. Adesso si ripartirà, marcatura uomo per indurre a chiamare il passivo la formazione bolzanina. Vediamo Gaeta si inventa qualcosa, torna indietro, la dà Pasini, la dà Matà tutto solo e non sbaglia Jonas Matà, dice la parola fine alla partita Jonas Matà. Ormai mancano 20 secondi, Branch, conclude Branch, Zljepcevic, uno dei pochi, dei suoi, a salvarsi, 6 secondi, e che è ancora Janika Soberauk, 32-30, la partita termina qui. Probabilmente con l'ultima rete segnata dal migliore della Piano. Derby bellissimo, il Bolzano festeggia, la Piano esce comunque a testa alta, altissima, autore di una grande recupero nel secondo tempo. Il Bolzano comunque continua il suo ottimo momento dopo il pareggio col Conversano, il pareggio in casa col Cassano. Giunge questa vittoria importantissima nel derby con la Piano. Un Bolzano che così allunga in classifica e mette tra sé e la quart'ultima posizione ben 5 punti adesso, per cui la formazione biancorossa davanti al suo pubblico festeggia il ritorno alla vittoria. Per la Piano, dicevamo, una prestazione in questo derby che esce a testa altissima, per cui non resta che augurare a tutti voi, cari amiche e cari amici della Pallamano, una buona domenica, una buona Pallamano a tutti. Alla prossima qui dal Palagasteiner, da Walter Taranto, è tutto. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.